Dopo una lunga attesa, i cancelli del maniero oscuro si riaprono per sprigionare sinistre melodie e malvagia potenza. Sarebbe stato bello iniziare la recensione di questo Aeonian in questo modo, ovvero rivivendo le vecchie sonorità di Dimmu Borgir che li hanno resi famosi. In realtà non è così come immaginavamo, peraltro. I vecchi Dimmu Borgir non ci sono più, spazio ai nuovi Dimmu Burger, che già da anni, dal vecchio, possiamo dire, Abrahadabra del 2008, hanno cambiato in sostanza genere, diventando molto più pomposi, molto più orchestrali e di fatto abbandonando quel sentiero di malvagità, di black metal sinfonico di una volta. Quello che ci troviamo davanti oggi, anno Domini 2018, è un pastone di sonorità pompose, finto epiche, vaporose, oserei dire, e davvero imbarazzante. Certo, ricordiamo che questo nuovo album è già stato anticipato da quel singolo che ha fatto rabbrividire tutti, ovvero Interdimensional Summit, qualcosa di aberrante, che praticamente degli epica con delle voci sporche, che uno dice, caspita, 8 anni di attesa e ci butti in pasto qualcosa del genere, non ho nessuna speranza di ritrovare un gruppo in forma. E non tutto il disco, ecco, è su questa falsa riga, ci sono canzoni diverse, c'è un pochino di varietà. Oddio, la prima parte, i primi 3 pezzi sono abbastanza su questa falsa riga, ovvero tante orchestrazioni, poche ritmiche, un pochino a sostegno, cori ovunque. Ma i Dimmu cercano anche di fare qualcosa, ovvero già col secondo singolo c'era un po' questo sentore, ovvero Council of Wolves and Snakes, che titolone, ci presentava già qualcosa di diverso, queste ritmiche iniziali un po' tribali, questa voglia di fare il Rotten Christ dei poveri, questi pezzettini un pochettino black buttati qua e là, di una canzone non indecente ma strana, che poteva far intravedere un nuovo inizio per i Dimmu Borgir. Al netto di questi 2 singoli un po' spiazzanti, qualcosina di decente ci può essere, per esempio The Empyrean Phoenix, è un pezzo introdotto da un bel giro di tom sulla batteria, un andamento mid-temposo, diciamo, e la canzone è abbastanza ben riuscita, potrebbe essere la colonna sonora di un film fantascientifico con dei mostri, con delle roba di questo tipo. E parecchie canzoni danno questo sentore, ecco, che potrebbero essere la colonna sonora di un film di fantascienza. Però l'impressione, ecco, che ritorna spesso è che pecchino di cattiveria, ovvero non affondano mai il colpo. Hanno questi 1000 filtri vocali, queste 1000 sinfonie che si intrecciano, questi riff che vengono ripresi, allargati, e però non affondano mai il colpo, quasi come volessero piacere a tutti, ecco, grandi e piccini. Non ci sono molti riff di chitarra, non ci sono molte ritmiche potenti, tutti i pochi riff che ci sono vengono ripresi, allargati, pompati da appunto questa orchestra, e tutto sembra in funzione dell'orchestra. E mentre tempo fa le canzoni avevano una struttura, una base, ecco, e venivano arricchite da queste orchestrazioni, e se facessimo questo giochino di togliere l'orchestrazione da questi nuovi pezzi, ecco, non starebbero in piedi. Tutto è fatto in funzione dell'orchestra e della sinfonia. Le prestazioni dei nostri, al netto di Galder, ovvero il Brosio del male, e Silenos, che sta sempre in disparte, il nostro Shagrat dai copricapi mirabolanti, Shagrat che troviamo qui abbastanza spompato, devo dire, e canta poco, dà spesso spazio ai cori, che sono, come dicevo, ovunque, e la sua voce è spesso molto molto filtrata, coperta appunto di filtri, e non si sente un reale impatto, ma è piuttosto spento. Parentesi un po' finale, parlando di questo Aeonian, è quella sul suono di cui si è occupato Jens Pogren, che per ospitare tutta questa sinfonia, tutte queste orchestrazioni, è stato costretto a mettere in secondo piano le chitarre che hanno una distorsione proprio appena accennata,
e la batteria che appunto fa da tappeto con la sua doppia cassa, con i suoi passaggi che non sono mai incisivi, sono sempre dietro a tutto il resto, proprio la parte sinfonica è davanti a tutto. Sempre a proposito di suoni, curioso il fatto che per le tastiere si sia optato spesso per un suono che richiama quello dello xilofono. E se in alcune canzoni, in alcune parti di canzone può essere adatto, in altre dà un effetto quasi ridicolo, nel senso che richiama un cartone animato, ecco, la colonna sonora di un cartone animato. E quindi tra colonne sonore di film, questo suono cinematico dei Dimmu, e colonne sonore di cartoni animati, capite che il male in questa band non ha più posto. Dopo tante opinioni e considerazioni che ho buttato qua e là, cosa posso dire per concludere su questo Eonian? Ma è un disco che non mi è piaciuto perché è troppo, come accennavo anche prima, è troppo orchestrale, troppo pompato e manca la sostanza, la base delle canzoni. E sono convinto che non sia un male l'utilizzo delle orchestre, ma alla base ci devono essere delle idee. Le idee supportate dall'orchestra. Ecco, per cui è un disco a cui darei 4,5-5. In ogni modo, guardi, chi caga sotto la neve pure si fa a buca e poi la copre. Quando la neve si scioglie, la merda viene sempre fuori. Di altro avviso sarà sicuramente il nostro Gabba Marangoni, che si occupa della parte testuale di questa recensione, ed invito anche voi a esprimere la vostra opinione, a scriverla qui sotto in calce al video, oppure sul nostro sito o su Facebook. Comunque avete visto che ci siamo allargati sui social, siamo reperibili ovunque. Mi raccomando, ascoltate la buona musica e comprate i bei dischi. A presto, rock and roll!